Bye. Buonasera e bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori. Nuovo appuntamento con la rubrica La storia dentro la, la storia, oltre la storia. Sono in compagnia del, di Edoardo. Buonasera, Edoardo, del mio consueto compagno d'avventura. Buonasera, Edoardo. Buonasera, Salvatore, buonasera a tutti gli spettatori. E di nuovo venerdì, appuntamento con gli autori e i loro testi. Introviamo e riscopriamo un nuovo ospite che. Ci viene a trovare ormai per la terza volta, è stato già in nostra compagnia. Buonasera a te, Corrado Malanga. Bentrovato. Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a te di aver accettato ancora il nostro invito e di essere qui in nostra compagnia per discutere insieme ai nostri amici telespettatori di un tema che ha affascinato e continua a suggestionare sia l'opinione pubblica, ma soprattutto tutti gli studiosi, in modo particolare del compartimento dell'Egitto, di tutti coloro che sono studiosi del mondo classico e che vedono nell'Egitto un enigma ancora insoluto. Questa sera presentiamo. Delle tue personali riflessioni sulla piramide di Cheope, ovvero definita da te stessa la fabbrica della immortalità. Ma chi è Corrado Malanga? Prima di lasciarti all'interlocuzione di Edoardo, mi piace presentarti e ricordare che sei professore ricercatore universitario presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Organica dell'Università di Pisa. Hai all'attivo più di 50 lavori su riviste internazionali di chimica. Oltre ad aver retto per oltre 30 anni. Anni come responsabile il comitato tecnico scientifico del centro nazionale ha iscritto inoltre su numerose testate giornalistiche il notiziario UFO, UFO Network, Dossier Alieni e tanti altri, ma soprattutto sei acclarato e accreditato gli esperti dell'ipnosi regressiva. Quando introduciamo questa fabbrica della immortalità. Introduciamo Corrado Malà sì, innanzitutto buonasera eh, Corrado. Eh, buonasera, buonasera, buonasera. Ciao. Allora, eh, faccio vedere il libro perché l'abbiamo comprato, sta qui, eh, è il libro eh, Cheope, la fabbrica delle emozioni, eh, spazio interiore. È un libro, mh, io l'ho letto, è un bellissimo libro che veramente si legge facilmente. Per, per... Ecco, siccome noi già abbiamo affrontato anche Salvatore, eh, il tema principale del libro. Allora vogliamo fare un riassunto proprio di tutta, tutta come, di tutta la vicenda. Quindi, qual è la finalità di questo libro? A chi è rivolto? Eh, eh, diciamo così, il lettore un tipo, che cosa si aspetta comprandolo? Sì, sì, sì certo. Eh, il, il, il problema del libro è rivolto a tutti, non agli esperti, perché gli esperti non hanno bisogno di libri ma è rivolto alle persone che sono interessate, ma anche a quelle che non sono interessate, ma che si interesserebbero, secondo me, leggendo il libro, eh, della, del grande mistero che c'è dietro la civiltà egizia. Eh, ha una caratteristica questo testo. Io non sono un egittologo, non sono un esperto, però sono sicuramente un esperto in ricerca, cioè io so come si fanno le ricerche. L'ho fatto per 40 anni, forse per 50 anni. Ricerche in vari campi, oltre che nel campo della chimica organica, eh, nel campo delle ipnosi, nel campo della programmazione neurolinguistica. Quindi mi sono dato da fare in tante in tanti rami è capitato un po' per caso, ma il caso non esiste, che eh, mi sono dovuto interessare della piramide di Cheope e eh, il, il fatto fondamentale è eh, la cosa che gli scienziati di solito i ricercatori si dimenticano è che bisogna usare nelle ricerche di questo tipo il buon senso. Cioè, certo, possiamo avere dei prerequisiti, essere bravi tecnici, bravi storici eh, che ne so, sappiamo perfettamente tutto quello che è successo o crediamo di saperlo, ma ci manca a volte il buonsenso. Il buonsenso ci permette di capire, in questo caso, che cos'è la piramide eh, di Cheope a che cosa serviva. Eh, il buonsenso mi ha fatto mettere insieme una serie di pezzi del puzzle che nessuno aveva mai messo in, in evidenza. Per esempio, mi sono accorto che la piramide, così come era fatta, era eh, stata in qualche modo, in, in un certo periodo della sua vita, eh, sommersa dall'acqua. Non solo era stata sommersa dall'acqua del mare, ma era stata in qualche modo utilizzata per essere riempita di acqua. Era stata sommersa dall'acqua del mare probabilmente, ma quasi sicuramente, perché 13.500 anni fa circa sono caduti dei, degli asteroidi, dei meteoriti su, sulla, sulla Terra. Eh, di cui c'è traccia ovviamente nei lavori scientifici degli esperti e pare che l'acqua del mare si sia alzata a oltre i 100 metri a, eh, nella piana di Giza noi ritroviamo infatti all'interno della piramide un 2 cm di, eh, eh, di cristalli di sale di salgemma su tutte le pareti che circondano le stanze della piramide eh, oggi non c'è più il, eh, il sale, perché è stato tolto a mano dal chi? Da Zakia Was, che è stato storicamente l'esperto tra virgolette, il, eh, il personaggio chiave eh, che ha permesso eh, di conoscere quello che si sa sulle piramidi. Lui aveva la possibilità di studiare queste cose, tutte le ricerche dovevano passare attraverso questo personaggio. Anche molto ambiguo, ma lui stesso ha dichiarato: guardate, che quando siamo entrati dentro, eh, alle piramidi, per la prima volta abbiamo dovuto scalpellare tutte le pareti perché c'era pieno di sale da cucina. Si potrebbe dire così eh, da, da un punto di vista semplice. Eh, quello che mi ha colpito è il fatto che. Eh, la struttura della piramide, gli shaft, cioè i buchi eh, che servirebbero secondo Zakia secondo gli egittologi moderni, a far prendere aria alle due stanze principali, che sono la stanza del re al piano di sopra e la stanza della regina, diciamo al piano di sotto, ecco questi eh, condotti, shaft venivano chiamati, eh, in realtà non erano condotti per l'aria, ma erano condotti che servivano a buttare dentro proprio là L'acqua questa volta del fiume Nilo. Infatti, prima che la piramide venisse devastata da una gigantesca inondazione e si riempisse di acqua salata e di una marea di detriti che poi sono stati tolti quando i diversi personaggi storici sono da Napoleone in poi sono entrati a visitare la piramide, la piramide stessa, attraverso questi shaft, veniva riempita di acqua. L'acqua Faceva un, un si fermava a una certa altezza. Non poteva andare oltre l'altezza della, della vasca, del, di quello che viene chiamato erroneamente il sarcofago, dove ci dovrebbe, avrebbe dovuto essere, secondo gli scienziati, dentro un, un probabilmente il Faraone. Probabilmente. Faraone di cui non si è mai trovata traccia. Ricordiamo che la scienza ufficiale dice che la piramide è una tomba. Ma ricordiamo anche che il buonsenso ci dice che non è vero. Ricordiamo che la scienza ufficiale dice che la piramide ha circa 3600 anni, ma il buonsenso ci dice di no. E non solo il buon senso, ma anche le prove scientifiche che sono state fatte e che mostrano come la costruzione della piramide non è quello che si dice di essere, cioè non è una tomba, ma era riempita di acqua. Perché? Perché, se noi mettevamo un corpo all'interno di questa vasca di granito che pensate non entra dalla porta, quindi, secondo la scienza ufficiale, la piramide gli sarebbe stata costruita intorno, ma noi lavoriamo con il buon senso e chiaramente le cose non stanno così, ebbene. Un corpo all'interno di questa vasca ehm, avrebbe potuto essere invaso, colpito da una serie di vibrazioni che venivano dal tetto. C'è scritto tutto questo nel libro con tutti i calcoli. Nel tetto, infatti, della stanza del faraone c'è un aggeggio che tutti chiamano Z, ma che con lo Z ufficiale. Non ha niente a che fare, è semplicemente una serie di pietre, 5, messe in una certa posizione che rappresenta un filtro passa basso, cioè il vento colpisce la piramide, la piramide vibra ad una bassissima frequenza, le vibrazioni vengono portate nella stanza del faraone e, e all'interno di questa vasca si creano delle vibrazioni particolari, vibrazioni che attraverso l'acqua scendono. Come se fosse un tubo di quink. Il, tubo, il signor Quink è un tizio che ha inventato un, una specie di aggeggio eh, che collega due camere, una parte di sopra e una parte di sotto, attraverso un condotto di acqua, eh, ma potrebbe essere di aria. E ehm, facendo. Eh, Suonando una musica, chiamiamola così, facendo un suono nella parte di sopra, questo suono viene passato in questo modo nella parte di sotto. La vibrazione in questo uh, grande complesso che è la piramide di, ehm, di Cheope, in realtà di Knum Kufu, questo è il suo vero nome: la vibrazione attraverso i 1400 metri al secondo della velocità del suono nell'acqua. Passa nella parte di sotto, nella stanza della regina, dove c'è una specie di nicchia che in realtà è uno strumento musicale, uno strumento musicale che viene colpito dalle frequenze dell'acqua eh, e, e queste frequenze vengono riportate attraverso questa cassa di risonanza, che è la stessa nicchia, nell'aria attraverso l'aria vengono uh, a sbattere contro un aggeggio che, di cui si trovano ancora le impronte sul pavimento della stanza della regina, cioè una specie di cilindro. In questo cilindro ci doveva essere un altro soggetto, secondo il mio modesto punto di vista, un altro soggetto e questo cilindro rappresentava che cosa? Una specie di canna d'organo, avrebbe cominciato a vibrare alla stessa frequenza che partiva dal piano di sopra. Sono frequenze bassissime, sono frequenze che se noi facciamo dei conti, sono frequenze che vengono trasportate, che vanno nel giro, nel range dei 4 Hz. Ora, dovete sapere che questa cosa mi ha eh, colpito perché quando ho fatto questo tipo di eh, ragionamento, ovviamente usi, utilizzando i computer per fare tutti i calcoli, eh, è venuto fuori questo risultato strano. 4 Hz sono proprio quella frequenza, quel valore che io avevo... Anni prima tirato fuori, quando studiavo con le ipnosi regressive il fenomeno delle abduzioni, delle abduction, come dicono gli americani, gli anglosassoni, cioè quel fenomeno che ci dice cosa vengono a fare gli alieni su questo pianeta, ecco che si scopriva che la. Gli alieni erano interessati alla nostra parte animica. Noi avevamo quindi qualcosa dentro di noi che si staccava, che faceva, eh, era qualcosa di energetico. Sono vettori e tensori, ovviamente, nella matematica e nella fisica possiamo vederli così. Ma, sempre usando il buon senso, questi eh, 4 Hz venivano spostati dalla camera di sopra alla camera di sotto nella piramide. Ma nei racconti delle ipnosi regressive, eh, noi avevamo i soggetti che venivano presi e messi dentro un cilindro orizzontale, e con questa frequenza che veniva irradiata al corpo del soggetto addotto, si staccava questa parte animica che veniva portata in un cilindro verticale. Praticamente mi ero trovato di nuovo, ancora una volta, ed ecco perché il caso non esiste: a rivedere i miei studi, che erano stati fatti in ambiti completamente diversi, nell'Antico Egitto. Ma come? Allora gli egiziani utilizzavano, o chi per loro, utilizzavano la piramide per farci cosa? Agli alieni, che cosa serviva la parte animica? Perché facevano tutto questo? Si scopriva sempre con le ipnosi regressive e nei lavori che ho pubblicato su questo argomento: che la parte animica ha una caratteristica importante da un punto di vista di fisica quantistica, non ha l'asse del tempo, quindi vede il tempo in modo non locale. In altre parole, la parte animica è immortale. Già, e allora che cosa voleva l'alieno? L'alieno voleva la parte animica nostra, cioè l'alieno voleva l'immortalità. È il vecchio sogno del ritratto di Dorian Gray. Si potrebbe dire così, romanzando tutta la storia. Ma questo nel mito c'era scritto: c'è scritto che gli dei cercano la parte animica, c'è scritto in tutte le culture del mondo, la cultura araba, la cultura ebraica, la cultura della Valle dell'Indo, dove assistiamo ancora una volta agli eh, Asura e Deva che sono. Gli dei di Shiva e di Visnu, che non sono immortali, ma che si fanno la lotta per ottenere l'amrita, che è la vita. La, le... Ecco che noi avevamo il mito che ci raccontava questo, avevamo le ipnosi regressive e tutti gli studi correlati con questo che ci dicevano che l'alieno vuole la nostra parte animica, ed ecco che mi ritrovavo una macchina, che era la piramide. Di Cheope, che serviva proprio per staccare la parte animica ad un tizio e immetterla in chi? Nel faraone, perché nel mito c'è scritto, e non solo nel mito, ma nella storia dei faraoni: i faraoni dei vivevano 3-4 mila anni, poi i semidei vivevano mille anni, poi gli esseri umani, perché questi faraoni si umanizzavano nel tempo, vivevano praticamente come noi. Qualcosa nel progetto della eh, vita eterna. Che il Faraone aveva pensato utilizzando se stesso e la piramide per fare questa cosa, rubando la parte animica a un povero disgraziato Cromagnon che passava di lì, e non gli aveva funzionato. Non aveva funzionato. Questo era quello che poi viene fuori all'interno della piramide, dallo studio della piramide. E viene fuori anche una cosa fondamentale che è la morale. La morale è che, per quanto possa sembrare strano, tutto questo, questa ricerca è basata su. Uh, argomenti inconfutabili, dove la mia chiave di lettura spiega dal mio modesto punto di vista tutto quello che finora non sei riusciti a capire sull'antica civiltà egizia. Uh, Corrado, una domanda mentre eh, stavi parlando mi veniva spontanea, ed era da una riflessione che eh, stavo anche facendo ascoltando le tue parole. Nel frattempo, voglio dirti che stanno scorrendo in sovraimpressione una marea di messaggi, di complimenti e di saluti che ti rivolge il nostro pubblico, i nostri affezionati telespettatori, Grazie. e insieme anche a tante domande che avremo piacere e occasione di porgerti nel corso della nostra trasmissione. Allo stesso modo, voglio ricordare ai nostri amici telespettatori. Che possono interagire con noi dalla pagina Facebook o rivolgendosi all'indirizzo mail eh, chiocciola eh, storia chiocciola Ti volevo chiedere il sottotitolo del tuo libro perché vedi per esempio ad un tecnico, ad un non tecnico come me, che magari si è appassionato più dalla lettura, su quella che è la storia, su quelle che sono le teorie dell'Egitto. Molte volte, quando si prende un testo come quello che è scritto, colpisce molto l'effetto del titolo. Allora. Io mi chiedo una cosa: tu scrivi La fabbrica della immortalità, il riferimento. Alla piramide di Cheope, e mi viene subito questa immagine che apparentemente è distonica. La fabbrica rimanda ad un concetto di vita, di vitalità, di qualcosa che è in continuo movimento, che dà vita, che produce e che genera. Però, se io, se io, e quindi se chi come me e tutti noi oggi guardiamo le piramidi, le vediamo come vuoti scialbi, sciatti contenitori, anzi, le vediamo come il simulacro di qualcosa di muto, di immobile, un simulacrum mortis, un'immagine. Simul un di morte come uniamo la fabbrica della immortalità a qualcosa che invece sembra la negazione della immortalità cioè la affermazione della mortalità e della finitudine eh, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi potremmo <ride> dire così e in realtà eh, questo riguarda una cosa che è il secondo principio della termodinamica. Noi non possiamo ottenere alla fine dei conti l'immortalità. Per quale misterioso motivo? Cioè è inutile che noi si faccia tutti gli sforzi che facciamo oggi per allungarci la vita, per rendere la vita sì migliore, ma per allungarla ad eternum no, no, se, non si può. Eh, per quale misterioso motivo? Perché dagli studi che sono venuti fuori sia... Guardando la fisica quantistica, sia guardando, studiando il mito, sia studiando la storia, eh, il secondo principio della termodinamica ci dice che l'entropia deve aumentare sempre. Aumentare l'entropia vuol dire che il nostro universo si deve raffreddare, deve diventare fermo, deve, deve morire il nostro universo. E c'è un motivo fondamentale perché deve morire, perché noi si deve fare l'esperienza della morte. Perché noi si deve fare l'esperienza della morte? Perché noi siamo i creatori del nostro universo, noi non ce ne rendiamo conto. Ovviamente siamo venuti qui su questo pianeta eh, eh, avendo perso la memoria di chi siamo. I creatori dell'universo. E perché abbiamo perso la memoria? Perché se no l'esperienza della vita e della morte non sarebbe una vera esperienza se noi ci ricordassimo. Noi dobbiamo un po' patire, se così si vuol dire, ehm, questa incertezza della, eh, della precarietà che manca alla coscienza. La coscienza unica si è divisa in tante parti, che siamo noi, e noi dobbiamo fare l'esperienza dell'unica cosa che la coscienza non sa. E non potrebbe mai sapere se noi non facessimo per lei questa esperienza, cioè l'esperienza del cominciare e del finire. Ecco che noi dobbiamo quindi morire. Da questo punto di vista, l'alieno, che sicuramente era tecnologicamente molto più avanzato di noi, ma coscienzialmente molto meno capace, voleva qualcosa per evitare di fare l'esperienza della morte, voleva evitare di terminare. Invece si deve terminare, si deve morire, perché se non si fa l'esperienza della morte, solo attraverso l'esperienza si comprende che la morte non esiste. Ecco, in quell'istante, quello che ha mandato in vacca tutto il progetto dei nostri antichi egiziani è stato proprio questo il non capire il secondo principio della termodinamica ed infatti cosa è successo quello che succede con una fotocopia quando io di una fotocopia faccio un'altra fotocopia un'altra fotocopia un'altra fotocopia si sbiadisce sempre di più non si ha più nessuna informazione la pecora Dolly quando è stata cronata è morta quasi subito perché aveva le cellule nuove ma che avevano la stessa età della pecora madre quindi eh, Ogni passaggio che il faraone aveva per mantenere se stesso, nel mito c'è scritto per rigenerarsi nella casa della vita, eh, si chiamava così. Nessuno sa che cos'è la casa della vita, ma se uno si fa quattro conti e usa il buon senso, vede che la casa della vita era proprio la piramide di Cheope. Eh, eh, capisce che. E il, il faraone 3.000 anni ci aveva all'inizio e poi mano a mano che si rigenera non riesce più a rigenerarsi e comunque finisce per tornare a essere da Dio, semidio, essere umano normale. E di questo ne parlano anche i reperti, se vogliamo, proprio fisici dei faraoni, perché i faraoni eh, avevano questo cranio allungato d'olicocefalo. Il che ci fa capire che venivano da un'altra parte, non avevano niente a che fare con gli antichi egizi, come dice Zacchiawas, come dicono gli egittologi moderni. Usiamo il buon senso: non è così, non funziona in questo modo. Gli antichi egizi avevano questo cranio allungato e questo cranio allungato, dolicocefalo, era un classico è stato studiato, ci sono dei lavori scientifici pubblicati in letteratura perché un gruppo di enzimi, il gruppo che si chiama P450 in letteratura, eh, era diverso. Eh, le radiografie che sono state fatte, il DNA che è stato fatto sui faraoni è stato studiato. I lavori scientifici sono stati pubblicati. C'è qualcosa di diverso nella natura dei faraoni e allora sono dovuto andare a cercare poi, alla fine, questi crani allungati da dove venivano, e ah, ho scusami, trovato eh, Corrado, se ti interrompo, ma parliamo eh, della generazione che conosciamo noi, o c'è stata una generazione prima? Perché nel corso del, dei tuoi libri, delle tue conferenze, hai raccontato che c'è stata una generazione precedente, Prediluvia. diciamo, prediluviana, se vogliamo che guardate. Ecco, la cosa è abbastanza semplice, andando, usando sempre il buon senso, e andando fino a 40-45 mila anni fa. Prima di questa data, noi non sappiamo assolutamente cosa è successo, ma sono convinto che ne sono successe delle belle. Quindi, non è, eh, voi pensate, usiamo sempre il buon senso, che le piramidi sarebbero degli oggetti che sono stati costruiti nel Neolitico. Nel Neolitico gli egiziani non avevano neanche la scrittura. Eh, non avevano neanche, ma sì, forse un sasso che sbattevano su, su un altro sasso per costruire qualcosa, ma più di lì non andavano, non avevano la ruota, non sapevano praticamente né leggere né scrivere. E un bel giorno, boom, viene fuori la piramide. No, eh, questi soggetti eh, chiaramente eh, non avevano in realtà 3-4 eh, mila anni, ma la piramide quando ha finito di funzionare eravamo nel 3500 avanti Cristo come minimo e questo che cosa vuol dire? che le piramidi sono state costruite prima prima da chi? da questi signori che si vedono qui cioè soggetti con la capoccia allungata si parla, hanno studiato per esempio tutta la famiglia di Amarna cioè da Tutmosis III Tutmosis IV eh, Amenofis III Amenofis IV che poi sarà Achenaton perché Amenofis IV si fa cambiare nome e diventa, ma questo è, lo sanno tutti e sta scritto sui libri di storia, Akhenaton, cioè il, 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 il faraone monoteista che adorava sostanzialmente il Dio Sole, ehm, da cui poi verrà fuori Tutankhamon in, come figlio. Ecco, Questo per dare un, 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 una, una visione storica delle cose. Questi soggetti erano diversi da noi, e I crani allungati da dove venivano? Allora mi sono messo alla ricerca e ho detto perché nella storia c'è scritto: Eh sì, ogni tanto abbiamo trovato qualche cranio fatto un po' strano. Eh, sono crani che probabilmente eh, gli antichi eh, fasciavano la testa dei bambino. Ecco, eh, infatti. E... Corrado si nasce con il cranio così, cioè è una costituzione genetica apposita, specifica, sì. oppure è una deformazione in cui si incorre con un intervento umano? Ecco, c'è stato forse qualcuno che per imitazione ha voluto far eh, eh, rendere il, il cranio del proprio bambino uguale a quello degli dei, chiamiamoli dei per ora, ma in realtà il fatto che si siano trovate in centinaia forse migliaia sicuramente di posti nel mondo crani allungati ecco questa per esempio è la ricostruzione del feto di un bambino piccolo che già nasce col cranio allungato quindi è chiaro che gli studi di questo tipo mostrano come i crani allungati che sono in giro per tutte le parti del mondo dalla Cina all'America del Sud, per esempio a Paracas, non sono stati allungati artificialmente, ma sono nati così, anche perché, anche perché il DNA è completamente diverso. La struttura ossea del cranio è diversa, la chiusura sagittale qui, questa specie di eh, chiusura che si ha, noi abbiamo qui al centro, in alcuni tipi di crani allungati, perché ce ne sono almeno di tre tipi. Non c'è l'osso che permette alla, alla, alla mh, eh, colonna vertebrale di entrare all'interno del cranio è completamente differente. I bulbi oculari sono differenti. La dentizione c hanno più denti e gli crescono prima. Ecco quindi. E poi abbiamo una marea di crani che sostanzialmente non hanno niente a che fare neanche con questi. Ecco, vedete qui. C'è il ricercatore che Marzulli si chiama, è eh, di origine italiana, eh, e fa vedere come è fatto il buco che permette alla spina dorsale di entrare praticamente nel cranio, una cosa completamente diversa. Quindi, non solo il buon senso ci dice che questi crani non sono stati affatto allungati, ma ci fa capire con assoluta certezza che questi appartenevano a un altro DNA, cioè non sono esseri. Alieni, come qualcuno ci vorrebbe far credere. Sì, abbiamo fatto il DNA, abbiamo visto che il DNA è diverso, ma cosa vuol dire? Anche la scimmia ha un DNA diverso, il 2,5 il 3% diverso dall'essere umano, vedete? 3% di DNA diverso, e sei già una scimmia. Quindi se troviamo un DNA lievemente diverso in questi strani crani, beh, questo non possiamo dire che sono alieni, cioè che vengono da un'altra parte, sono un'altra razza sono un'altra creazione una creazione che veniva da un altro posto e qui bisogna capire da dove veniva noi abbiamo per esempio le mappe e sono studi del 2019 che ha pubblicato google figuratevi quindi non si può neanche dire se uno considera google una, una, una macchina del mainstream allora siamo a posto perché anche google prende queste mappe del territorio eh, mondiale e mostra come dappertutto, nell'America del Nord, in Inghilterra, nell'America del Sud ci siano posti dove ci sono crani allungati. Ecco, vedete qui, per esempio, alcune ehm, cartine zone. da alcune zone. Guardate, negli Stati Uniti d'America, quanti siti ci sono! E in Australia, dove si trova anche un sito interessante perché hanno trovato dei, 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 dei mh, degli scheletri con sei dita nei, nelle mani e nei piedi. Che non è una novità, perché ci sono anche tipologie aliene che hanno sei dita nelle mani e nei piedi. Quindi, questa polidattilia ci fa capire chiaramente che si tratta di qualcosa che non ha a che fare con una mutazione genetica strana, è proprio un'altra razza. Da dove venivano questi qui? Perché erano su questo pianeta? Nascevano da qui? Ecco, ebbene sì, non sono alieni anche se gli alieni in tutta questa storia c'entrano, e c'entrano molto, ma questi esseri venivano da un posto che si chiamava Aztlan. C'è scritto nel mito, ma noi andiamo alla ricerca di questo Aztlan e vediamo se riusciamo a trovarlo. E nel libro c'è scritto l'unico posto dove effettivamente possiamo trovare Aztlan è, è l'Antartide. Perché vi dico questo? Perché eh, sempre la, la, la geologia storica dice che eh, 40.000 anni fa circa è cascato sul, eh, sull'Antartide um, un, un grosso meteorite. In realtà non è cascato sull'Antartide, ma eh, quello che è successo è che questo grosso meteorite ha prodotto una inclinazione del, dell'asse. Eh, ehm, terrestre. L'inclinazione dell'asse terrestre ha prodotto negli anni successivi, in un tempo molto lungo di migliaia di anni, eh, la variazione dell'asse magnetico terrestre. Noi abbiamo tutti i dati scientifici per dire come l'asse magnetico terrestre si è spostato. Mentre non abbiamo nessun dato per dire che cosa è successo all'asse geografico terrestre, diciamo così, perché quello non, non si può, non, non abbiamo metodologie ora come ora per sapere la variazione di questo, però tenete presente che la Terra è come una sfera, una, una palla di vetro con dentro del liquido che potrebbe essere dell'olio denso. Quando voi girate la palla di vetro... L'olio dentro, che è più denso, comincia a girare in un altro senso. Ecco, l'olio denso nel caso della Terra altro non è che il nucleo fuso del ferro, 5000 gradi. Il nucleo fuso del ferro, che ha una bella densità, eh, con calma acquisirà quella quantità di moto e nella direzione corretta, per cui cercherà di mettersi eh, nuovamente in, in fase, diciamo, con il movimento della crosta terrestre. Per fare questo ci vogliono migliaia di anni. E in questi migliaia di anni si è visto chiaramente che i, i, ci sono almeno tra i 40.000 e i 13.500 anni fa, cioè il periodo in cui i grandi monumenti di pietra sono stati costruiti, ci sono cinque punti fondamentali in cui lo studio su 400 tipi di monumenti, che sono il 90% sono piramidi, mostrano come queste piramidi, sia a destra che a sinistra del... Um, Dell'asse degli spostamenti del, 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 dell'asse magnetico si sono eh, spostati, si sono inclinati, cioè ci sono cinque momenti storici in cui, sia in Sud America, sia nell'America del Nord, sia in Cina, le piramidi che ci sono sono state costruite tutte avendo cura di mantenere l'orientamento verso il nord magnetico. Ricordiamo che la piramide di Giza ha un, un, una, una necessità. Quella di orientarsi proprio in questa direzione, perché questa cosa facilita, come ho scritto nel libro, una certa serie di operazioni sui campi magnetici terrestri che permette di non avere interferenze nei valori della piccola frequenza della parte animica, sono 4 Hz, perché essa dalla parte superiore della stanza, quella erroneamente chiamata stanza del re, vada a finire di sotto nella stanza della regina. Evidentemente tutte le altre piramidi che sono state costruite nelle altre parti del mondo, sempre dalla stessa popolazione, con lo stesso tipo di cultura, devono essere stati costruiti, visto che tutti avevano lo stesso tipo di scopo. Noi abbiamo studiato la piramide di Cheope, perché è quella su cui sostanzialmente si sanno più cose. Ma come mai ci troviamo con tutte queste piramidi in tutte queste parti del mondo? Andiamo a vedere dove sono. Eh, e quando guardiamo le mappe,. E dei siti dove sono tutte queste piramidi, scopriamo che sono in posti che sarebbero stati facilmente raggiungibili dall'Antartide. Una volta che la popolazione di Antartide fosse scappata per questo grosso evento: eh, come la caduta di questo grosso pezzo di sasso che è venuto sul nostro pianeta, che ha modificato l'inclinazione dell'asse terrestre, e con le loro barchette, eh, eh, con i loro mezzi. Eh, avessero gli antichi, gli antichi atlantidei ehm, mh, popolato sia la parte bassa dell'Africa, prima di tutto, poi eh, nell'Oceano Atlantico tutta la costa dell'Africa fino ad arrivare all'Europa del Nord e dall'altra parte tutta la costa dell'Oceano Pacifico fino ad arrivare al Canada. Eh, L'unico posto, l'Antartide, dove quando una popolazione scappa è in grado di scappare e popolare tutte le parti del mondo. Vedete, noi ci troviamo di fronte a una cosa molto strana. Vedete questa cartina? In questa cartina si fa vedere dove si parla il linguaggio indoeuropeo. E i nostri eh, scienziati linguisti non hanno assolutamente buon senso. Perché? Loro dicono che siccome anche gli indiani, che ne so, eh, canadesi, gli Opi, parlano un linguaggio indoeuropeo, allora le persone che abitavano nella Valle dell'Indo si sono fatti una scarrozzata, hanno girato tutto il mondo e hanno in qualche modo portato la loro cultura e la loro lingua, o quello che rimane della loro lingua, tracce della loro lingua, che ancora si possono vedere oggi in tutte le parti del mondo. Quindi anche in Australia. Vedete la punta dell'Africa, la punta dell'Africa è quella colorata in scuro, anche lì ci sarebbero stati dei linguaggi eh, aspiribili al tipo indoeuropeo. Eh certo, ma questa è una pura puttanata, cioè non è possibile che 4000 anni fa, perché si parla di questo, eh, gli, gli, gli antichi indiani della valle dell'Indo tra Arappa e eh, Mohenjo-Daro eh, abbiano fatto questo anche perché la vera storia dell'India non parte dalla razza ariana ma parte da una razza proto ariana molto più antica che addirittura risale alla, ehm, alla civiltà tamil quindi una civiltà che c'è migliaia e migliaia di anni prima invece invece se il buonsenso ci fa dire Guardate che tutti gli antichi Atlantidei, quando se ne sono andati, hanno portato loro questo tipo di cultura. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire che in tutti i posti dove ci sono le piramidi, guarda caso ci sono tribù, c'è cioè gente che parla una lingua indo-ariana. E questo per quale motivo? Perché gli Atlantidei, la popolazione di Aztlan, parlava la stessa lingua degli Harihan. <coughs> E questo per quale motivo? Perché c'era allora una sola e unica cultura al mondo, la cultura che aveva un unico linguaggio di partenza. E questo si vede e si legge anche nel mito. La differenza sostanziale che c'è tra gli Aryan e gli Aztlan, e nel mito ciò c'è scritto, è che si facevano la guerra tra di loro, un po' come se fossero i due poli che oggi avremmo chiamato i russi e gli americani, <coughs> ma parlavano la stessa lingua. E di questo ce ne sono tracce evidentissime in un altro aspetto molto strano, veramente incredibile, che però il buonsenso deve tirare fuori. In tutti i posti dove abbiamo trovato le piramidi, che sono gli stessi posti dove abbiamo trovato tracce della lingua indo-ariana, abbiamo trovato anche tracce di tribù di pelle bianca, dove la pelle bianca non ci deve essere. Non ci deve essere nell'America del Sud, perché sono tutti murati, sono scuri. Non ci deve essere in Cina, non ci deve essere in, in altre parti del mondo. Strano. E nelle stesse parti in cui abbiamo trovato queste tre cose, abbiamo trovato che cosa? Incredibile. Eh, tribù antiche che scrivevano e usavano i geroglifici. Dice, come i geroglifici? Ma i geroglifici non stanno in, in, in Egitto. No. I geroglifici si trovano nelle stesse posizioni in cui eh, abbiamo trovato eh, tutto il resto. Per esempio, i geroglifici si trovano eh, in Illinois, si trovano in Dakota, si trovano eh, nel Michigan per Esempio, oltre che in America del Sud, per esempio, in Ecuador. Ehm, Questa qua, scusami, Corrado, è, è stata ripresa in Australia. Sì, questi, questi sono geroglifici che fanno parte di un parco ehm, in, in Australia dove un paio di pareti eh, gigantesche di pietra sono letteralmente colpite da gerogli, scolpite con geroglifici. Ma in Australia noi troviamo le piramidi, in Nuova Zelanda noi troviamo le piramidi, nelle isole del Pacifico noi troviamo le piramidi. Tutti quei posti che potevano essere raggiunti via mare da una popolazione che scappava da dove? Dall'Antartide, sono i posti dove troviamo questa cosa. Ora, perché queste cose non sono scritte nei libri? Non sono scritte nei libri perché gli, 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 gli egittologi, gli storici... Non sanno assolutamente spiegare queste cose e allora a loro conviene dire che no, si tratta di artefatti, non è vero niente, però si dimenticano che non si può ehm, cancellare eh, 100, 200, 300, 500 siti ehm, in cui eh, in tutte le parti del mondo si trovano queste cose. Come mai noi troviamo i geroglifici in eh, posti dove la gente. Sostanzialmente, stranamente, parlava la lingua indo-ariana. Ehm, io ho fatto degli studi, ho trovato delle cose incredibili perché guardate, che c'è scritto tutto, solo che va cercato, va trovato. Ehm, per esempio, la storia dei, degli indiani Micmac è tremenda: gli indiani Micmac, mh, che sono al confine col Canada, mh, non, non, hanno, non avevano la, la scrittura quando sono arrivati i Gesuiti. La prima cosa che il buon gesuita fa, la canonizzazione, ce cioè l'ha nel cervello il gesuita, voleva parlare con questi indiani eh, non per insegnargli chissà quante cose strane, ma per insegnargli a pregare, è una fissazione dei gesuiti questa, eh? storica. E allora i gesuiti sono proprio la loro, fanno la catechizzazione nel mondo, quindi loro hanno cercato di imparare la lingua il modo con cui questi poveri Micmac parlavano i Micmac eh, per comunicare con le altre tribù staccavano delle cortecce dagli alberi e su queste cortecce ci facevano dei disegnini queste cortecce con questi disegnini eh, venivano portate alle altre tribù, le altre tribù leggevano, guardavano, capivano questi disegnini e rispondevano con altri disegnini ecco, i gesuiti si sono resi conto che questi disegnini erano Praticamente quasi uguali gli stessi simboli che noi troviamo tradotti da Champollion eh, come linguaggio mm, eh, geroglifico. Nella di eh, esatto. e ci sono i, i tre libri, cioè sono due libri e una serie di manoscritti conservati ancora con tutte le preghiere che i gesuiti hanno insegnato ai micmac in geroglifico, scritti in geroglifico. Um, oppure come la storia del. del dell'Illinois siamo nel 1700, metà, metà del 1700, primi del 1800. L'Illinois eh, ci sono tutte le carovane che vanno in Illinois, come si vedeva nei vecchi film eh, western, eh, a prendere la terra e a conquistare quel posto che era desolato, deserto i primi coloni quando arrivarono cominciarono a scavare e trovarono una marea si parla di più di 30.000 reperti di tavolette con sopra scritte delle cose tremende cioè dei geroglifici non solo geroglifici ma anche scrittura cuneiforme e Corrado primario... mi viene Perdonami se ti interrompo, allora mi viene naturale una domanda: cioè, dalla tua riflessione e tutta la ricostruzione che hai fatto, ovviamente, stiamo parlando di popolazioni che dovevano avere necessariamente una preparazione o una conoscenza astronomica, matematica fisica molto solida, molto corroborata e sicuramente anche più evoluta della nostra rapportata all'età moderna. Come può allora mi chiedo, una società di tal genere, una società che era riuscita e una civiltà che era stata capace di riprodurre persino il moto delle costellazioni sulla terra rispetto al posizionamento delle piramidi alla loro successione ed era e lo abbiamo visto anche nel corso delle puntate precedenti, Edoardo, non solo un merito della civiltà egizia, ma anche un merito di altre civiltà che quasi avessero, come dicevi tu, un medesimo diktat di partenza, quindi un medesimo DNA culturale, come avviene, come può capitolare una società al punto tale, una civiltà, da essere completamente poi rasa al suolo e è da cadere da un momento di così alta gloria. Ad un momento poi di profondo ignoto, di profondo buio. Sic transit, gloria mundi, si potrebbe dire. Ci ha messo lo zampino eh, eh, il fatto: nel senso che eh, eh, questa grande civiltà, prima 40.000 anni fa e poi 13.500 anni fa, è stata colpita da due eh, eventi eh, tragici, eh, la caduta di diversi meteoriti che hanno prima. Prodotto il, la migrazione di questa civiltà in tutte le altre parti del mondo, dove la, la loro civiltà ha dato inizio poi anche alla scrittura, tra le altre cose. E poi a 13.500 anni fa, quando la ehm, piramide di Cheope viene sommersa dall'acqua del mare, e sarà sommersa per 100-200 anni, queste sono le date che danno gli storici eh, che hanno studiato questa cosa. Ecco che a quel punto, eh, tutto, eh, la, questa, questa grande civiltà è, è stata è distrutta e come al solito ehm, ci, ci si possono fare delle teorie sopra, basate sempre sul buon senso. Guardate che le persone più specializzate sono e meno hanno possibilità di vivere quando succede qualcosa di cataclismatico, perché se te sai eh, eh, mangi le scatolette di carne, sai aprire le scatolette di carne con l'apriscatole, mentre il, il povero cromagnon del tempo con una pietra apriva le scatolette di carne, eh, beh, il cromagnon Cro vive e quell'altro se gli hai tolto l'apriscatole muore, questo è il problema della specializzazione. Il, da questo punto di vista, proprio per venire incontro a questa osservazione, i geroglifici erano stati fatti e costruiti apposta come materiale come se fossero delle figurine. I, gli antichi eh, eh, atlantidei usavano i geroglifici per insegnare alle popolazioni del posto, che dovevano poi essere manodopera che gli lavorava per costruire le grandi piramidi, con un linguaggio a figurine. Quindi hanno insegnato con le figurine come noi oggi insegniamo ad una scimmia che mh, 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 può imparare 20, 30, 40 eh, vocaboli eh, umani con Le figurine. Um, e le figurine, hanno, però, una caratteristica incredibile perché se gli atlantidei parlavano la lingua indoariana, um, all'interno di questa costruzione di questo linguaggio, noi dovremmo ritrovare l'indoariano nei geroglifici. Ebbene, ho fatto una ricerca e ho scoperto che c'è un signore che si chiama Andrea Portunato, che ha scritto un libro che ovviamente si intitola. E se Champollion avesse sbagliato? Dove traduce in modo linguistico perfetto eh, tutti i geroglifici, dandogli un significato ancora più preciso di quelli di Champollion, che ha preso anche molto le lucelle per lanterne. Se volete, poi vi spiego perché. Traduce i geroglifici usando il sanscrito. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nei geroglifici, chi ha costruito i geroglifici, chi li ha usati, chi li ha dati ad altri perché li utilizzassero, c'era il suo linguaggio, che era un linguaggio proto-indo-ariano. Proto c'è poco da fare. Non ci dimentichiamo che sulla piramide di Cheope all'inizio c'è cioè l'unica scrittura, questa scrittura è fatta di quattro simboli sostanzialmente, che è stata interpretata come un linguaggio iberico. Te dici, ma come, ma in questo linguaggio iberico, la traduzione di questa scrittura, secondo alcuni linguisti, eh, suonerebbe così. Ehm, dal, dal, eh, questo è il posto eh, dove eh, eh, si conserva la vita eterna. Ecco, una frase del genere. Eh, in realtà, eh, perché andare a cercare nella vecchia Spagna un linguaggio proto-ariano? E qui il buonsenso mi fa capire una cosa, che se veramente gli spagnoli fossero quelli che hanno parlato un linguaggio mh, più vicino all'indo-ariano, eh, all eh, non si capisce come mai, visto che è il posto più lontano dalla valle dell'India. Eh, L'Italia, la Grecia, la Turchia dovrebbero essere più eh, avere avuto linguaggi ancora più simili, invece no, quello laggiù in fondo, proprio dove ci sono i baschi e dove c'è un'alta percentuale di fattore nel sangue RH negativo. Ma come mai? Allora sono andato a vedere dove stavano eh, le tribù antiche con un RH negativo elevato, una percentuale di fattore RH negativo elevato. O oh, non Beh. ho trovato gli stessi posti dove stavano le piramide, dove stavano i dolmen, dove ci stavano i geroglifici, dove ci stavano i teschi allungati. Ecco che si capisce dove nasce l'RH negativo. Ma il fattore RH negativo dove nasce? Cavalli Sforza, che è uno scienziato che ha studiato tanto questo fenomeno, pensava che i baschi fossero una popolazione che veniva dal nord Europa, perché anche nel nord Europa c'è una grande percentuale di RH negativo, in Inghilterra, i Celti, eh, e però non, le cose non tornano. Um, invece, se gli Atlantidei fossero quella razza diversa che avesse avuto lei l'RH negativo, nell'istante in cui... Gli Atlantidei scappano dall'Antartide per andare a popolare tutte le altre parti del mondo. Ecco che noi troviamo in quei punti la maggior percentuale ancora di fattore RH negativo. Quando nasce l'RH negativo? La scienza dice 36.000 anni fa. Ma 36.000 anni fa è proprio lo Zepp cioè il periodo dell'inizio del tempo, come direbbe May, no? cioè, che, che lo scrive anche nel suo libro. È l'istante in cui gli antichi Atlantidei arrivano nella piana di Giza e cominciano a costruire le piramidi, 36.000 anni fa ed è lì che la scienza ufficiale, la biologia, colloca l'inizio dell'RH negativo. Quindi l'RH negativo non è una variante che a un certo punto biologicamente dall'RH positivo, cioè noi veniamo dal resus, dalla scimmia, dobbiamo avere tutti gli RH positivi. Invece ci sono alcuni che dalla scimmia non vengono. E non hanno questo fattore ReH che si chiamano ReH negativi. Da dove vengono questi qui? È? Eh, sarà stata una variante a un certo punto, un po' come il COVID-19 uno se venta, e tira fuori questa cosa qui. No, c'era un'altra creazione, almeno un'altra popolazione con ReH negativo, col cranio allungato, con le ossa del cranio completamente diverse, che avevano quella tecnologia che ora noi non abbiamo più e che parlavano la stessa lingua degli ariani ma che erano in guerra con loro. Guardate, usiamo il buon senso. Qual è l'unico posto al mondo in cui non è mai stata trovata una piramide? L'India. Ma come mai? È eh certo, perché se gli Arihan andavano contro, come c'è scritto, negli antichi testi ariani, andavano contro gli Aztlan che venivano dal, da un altro posto che poi sono stati eh, indicati come venire dal Nuovo Messico. Eh, eh, gli azzechi dicono che ai primi, ne, nei primi albori della loro civiltà, e questo lo scrivono anche e lo tramandano in, un, in una serie di codici, tra cui mi sembra il codice Boturini, mh, eh, si vede chiaramente nei disegni una... Ehm, il Disegno che potrebbe fare un bambino oggi, però c'è un'isoletta. In questa isoletta ci sono due, un maschio e una femmina, uno con la gonnellina e uno con i pantaloncini che prendono una barchetta e vanno. Perché al, nel mezzo di questa isola, la, la mitica Aztlan, c'è una piramide a gradoni. Ma pensa a te, quindi, è, è da lì che ci sono partiti i costruttori delle piramidi e poi la civiltà di Atlantide si è sparsa in tutte le parti del mondo e i contatti tra questi, tra cinesi e sudamericani, si è perso e hanno eh, fatto un'evoluzione nella costruzione di questi monumenti, differente, esteticamente differente, ma tutte queste piramidi servivano all'unico scopo, cioè la rigenerazione. Nel caso degli antichi egizi del Faraone, nel caso degli, antichi, degli ebrei, dei, dei, dei patriarchi, nel caso degli antichi eh, imperatori indiani, tutti con la stessa caratteristica. Quando erano dei erano molto longevi, ma poi hanno fatto qualcosa. E lo sapete che cosa devono aver fatto. Noi ovviamente non abbiamo prove per questo, ma il buonsenso ce lo dice. Devono aver pensato, siccome noi siamo RH negativi e la parte animica, come ho scritto nelle mie vecchie ricerche, eh, ehm, ha delle problematiche con l'RH negativo, problematiche che ora non ha più, ma che una volta evidentemente aveva. Che cosa hanno pensato di fare gli antichi faraoni? Di mescolarsi con i Cromagnon, cioè di mescolarsi con quelli che avevano l'RH positivo, quelli che avevano dentro di sé la parte animica, perché loro non ce l'avevano. Loro utilizzavano la parte animica del Cromagnon e nel fare questo prendevano quindi l'energia del Cromagnon e se la portavano dentro di sé. Hanno detto, noi ci accoppiamo con i Cromagnon e la nostra piano piano anche noi diventeremo anima compatibili biologicamente. Quello che è successo è stato proprio questo. I faraoni, da faraoni dei, atlantidei, si umanizzano, diventano sempre più umani e nel diventare sempre più umani gli si accorcia il cranio, perdono la loro deità e diventano umani. E nell'istante in cui diventano umani eh, sono eh, costretti a vivere invece di 3000 anni, solamente 100 anni. Questo è quello che è successo. Praticamente il sogno, il mito il, di, di una vita eterna è stata distrutta completamente dalla poca consapevolezza che questi faraoni, pur essendo sicuramente appartenendo a una mh, genealogia, a una stirpe molto più eh, eh, mh, capace di noi, ma una genealogia che aveva poca coscienza. Perché? Perché la coscienza è anima. Quando te sei animico hai una coscienza, sei coscienza. Quando te non sei animico, la parte di coscienza della parte animica non c'è. E quindi il Cro-Magnon era più stupido, più rincoglionito, ma era dentro di sé più consapevole e cosciente di sé. Il genio che veniva dall'Atlantide, da che sapeva costruire le piramidi, è, è rimasto solamente un utilizzatore di una parte animica di altri. È come il mito che il Dio è geloso degli uomini e per questo gli vuole rubare e carpire qualche cosa. Le emozioni. Pensate. Nel mito questo appare e non solo appare nel mito, ma appariva anche nelle prosi regressive che noi facevamo, perché quando si metteva in prosi un soggetto e lui raccontava che l'alieno era venuto a prenderlo, e l'alieno gli diceva: Noi abbiamo bisogno delle vostre emozioni. Ecco l'emozione, quello che Jung chiamava pensare col cuore. In realtà il cuore è quella cosa che ti batte quando ti hai delle forti emozioni. L'emotività è legata alla parte animica solo la parte animica ha questo tipo di eh, comportamento il sentimento è qualcosa che viene dallo spirito cioè dalla parte maschile di noi parte quindi eh, eh, femminile e maschile tutte e due devono integrarsi in un unico soggetto cioè in un noi integrato lo studio della storia lo studio dei faraoni lo studio dell'atlantidei ci porta a ricordare, a ricostruire quello che noi non siamo stati in grado di essere prima e che dobbiamo essere ora. Quindi lo studio, chiaramente, del passato eh, è molto importante perché ci fa capire che cosa è successo su questo pianeta, ma ci fa capire anche un sacco di altre cose. Cioè, uno, non facciamo più gli stessi errori che abbiamo fatto prima. Noi siamo qui per imparare a morire e dobbiamo farlo. È inutile allungarci la vita con un miliardo di medicine. Viviamo questa vita in armonia, sì. Non soffriamo, sì. Ma la morte è quel punto, quel momento fondamentale che se non, se non l'accetti, sei come un alieno, sei come un atlantideo, sei come un dio che, anche nel mito c'è scritto: quando ha voluto amare un uomo mortale, la dea scende sul nostro pianeta e rinuncia a, ad essere Dio. Rinuncia ad essere Dio. Quindi, Muore perché l'amore va oltre tutte queste cose. Questa è la cosa importante, che poi in fondo secondo me è la vera natura del libro che ho scritto. Corrado, una la domanda, avviandoci anche penso alla conclusione eh, della nostra trasmissione, di questa piacevolissima ora che è scorsa insieme a te. Innanzitutto, invito i nostri amici telespettatori a mettere il loro mi piace alla nostra pagina, al nostro canale YouTube e attivare la cosiddetta campanella, è uscita anche l'immagine in sovraimpressione. Ci scusiamo per le domande ma ne stiamo avendo una valanga che provvederemo successivamente a indirizzarti e quindi non riusciamo neanche ad avere il tempo di sottoportele. Una domanda in conclusione, anzi una duplice domanda, innanzitutto chi sono gli dei per Corrado Malanga? Qual è la tua idea di divinità e quindi di deo e di dio? Chi sono questi dei antichi secondo te? Qual è la raffigurazione che tu ti sei fatto e che ne dai? E se nel corso della ipnosi regressiva, della quale tu sei tra i più acclarati studiosi e anche esecutori di ipnosi regressiva hai avuto a che fare con persone che hanno poi intrecciate le vicende di quegli anni, hanno raccontato il loro incontro con la divinità e te ne hanno dato un'immagine o comunque te ne hanno reso un significato. Quello che, succede, che succedeva sotto ipnosi era la caduta del velo. Gli dei, che erano dei eh, che noi stessi li abbiamo in qualche modo eh, elevati a questo rango, altro non sono che la nostra immagine speculare quella parte di noi perché noi siamo i veri creatori che abbiamo bisogno di creare cuori perché non abbiamo capito dentro di noi quindi fino a che noi non comprendiamo che siamo noi gli dei continueremo ad avere bisogno di creare dei falsi dei, degli specchi che ci specchino in malo modo in altre parole, questo da un punto di vista psicoanalitico da un punto di vista eh, tecnico gli dèi non sono altro che soggetti alieni che sono venuti su questo pianeta a prendere all'uomo quello che loro non avevano e noi glielo abbiamo inconsapevolmente lasciato fare prima per ignoranza e va bene ci sta per non consapevolezza e ci sta ma anche perché alla fine dei conti questo era il gioco che noi volevamo cioè metterci alla prova, venire qui e fare in modo di provare ad essere dalla parte dei perdenti per comprendere che cosa vuol dire essere in realtà sempre vincenti perché la coscienza non ha nemici. Nel momento in cui io vedo nell'alieno che si è finto Dio storicamente ai miei occhi e che si finge ancora oggi di esserlo. Con tutti questi cavoli di contattisti che ci sono in giro che raccontano una marea di palle, questo è il mio <ride> punto di vista. In questo contesto, eh, in Italia ne abbiamo avuti tanti, più o meno stigmatizzati, figurati, ma non solo in Italia: in America, insomma. Eh, poi, noi abbiamo il problema del Vaticano che, purtroppo, storicamente ha distrutto quella che è la storia del nostro pianeta. Eh, ma per problemi politici ecco, non voglio dire, non è che gli se ne fa una colpa ognuno fa quello che è in grado di fare l'alieno in questo contesto fa l'alieno, non è né buono né cattivo ma quando uno ha capito dentro di sé che l'alieno era quello che gli arconti del, del, della pistis sofia di falsi dei come dice la pistis sofia nei testi ehm, eh, agnostici eh, sono creature che si fanno passare per dei perché hanno bisogno di farti credere che loro sono più potenti di te. E quindi tutto quello che fanno in, per te è, è, è un tuo vantaggio, ti è andata bene. E tutto quello che fanno male con te è perché tu sei la causa di questo problema. Un po' praticamente come Mario Draghi con il coronavirus di oggi. Uguale. Perché sei splendido. Chi comanda, comanda sempre nello stesso modo, ti vuol dare a te al popolo la colpa di tutto e si prende sempre i meriti di tutto. Questi sono gli dei della storia che a noi ci apparivano dei proprio perché noi rimanavamo eh, attoniti di fronte alla manifestazione della macchina volante che veniva sul pianeta Terra e da cui si apriva questa ostrica e usciva la dea Venere. Questa ostrica che altro non era che un oggetto volante non identificato. Eh, ma possiamo fare milioni di. di, di, di cioè, eh, Salomone ha costruito il suo tempio con lo shamir. E che cos'era lo shamir? Eh, perché Salomone non poteva costruire il tempio di Salomone tagliando le pietre perché Dio gliel'aveva impedito. Ma Dio aveva dato a Salomone un oggetto che si chiama Shamir, che con il quale tagliava le fette i lastroni di pietra. E questo Shamir, poi veniva riposto, perché era molto delicato in una scatola di piombo con dentro della stoppa, perché se no si rompeva, ecco chiaramente uno che vedeva un raggio laser a quel tempo avrebbe detto che era lo Shamir e magari chi utilizzava lo Shamir passava per un dio un semidio, comunque uno che sicuramente doveva comandare perché se no guai a te, te bruciava con lo Shamir lo Shamir che noi ritroviamo, che ne so in Europa del Nord con il nome di rati, rati è praticamente quella cosa che fa splendere le pietre e che le fa diventare morbide. Ci sono di questi oggetti, c'è cioè la cultura antica è completamente invasa e nella mia ultima conferenza che poi farò quando appena riuscirò a farla. Quello che voglio fare è far vedere come nella fisica moderna tutti questi strumenti ci dicono esattamente come si può prendere un pietrone della piramide, spostarlo, renderlo mor mor morbido, eh, trasparente e, fare, eh, e costruire veramente una piramide come hanno costruito quelli che a quel tempo avevano lo shamir, detto anche il verme di luce. Corrado questo ci questo chiedono è... quando. Ci chiedono eh, quando arrivano. Se... Il... Sostanzialmente, le conferenze mie, che devono essere tre, su questi argomenti, sono stati spostati tra maggio e giugno. Quindi, l'ultima sarà a giugno a attieme nel Triveneto. Io ti ringrazio. Edoardo, vogliamo concludere? Hai sì, qualche ehm, ultima domanda? volevo, volevo salutare, e chiaramente ci sono tanti papà oggi che ci stanno seguendo, oggi è la loro festa. Quindi, ah. mi unisco anche io a loro perché anche io sono un genitore. Ti saluto, Corrado. Grazie. Abbiamo raccontato tante cose spero di rivederti perché gli argomenti sono così interessanti e, e c è, c è, io avrei fatto tante domande ma c'è il tempo che veramente ti danno certo. un saluto a tutti, ciao Corrado, io ti ringrazio di aver accettato anche questo nostro terzo invito, ovviamente ti rilancio anche il quarto, nel quale presenteremo queste teorie che saranno oggetto delle due prossime conferenze, nel momento in cui ti terrai opportuno insomma poterne discutere anche insieme a noi. Io ringrazio tutti i nostri amici telespettatori che ci hanno seguito, un nuovo appuntamento con la rubrica La Storia, oltre la storia, appuntamento con gli autori e i loro testi. Ci rivediamo la prossima settimana. In compagnia di una nuova avvincente puntata. Edoardo, con questo è davvero tutto. Ringraziamo chi ci ha seguito, ringrazio Ciro e Francesco dalla regia, restate in nostra compagnia. Buonasera e buona festa del papà a tutti quelli che sono stati in collegamento con noi. Buonasera da Edoardo Orma e Salvatore Peretti.